Oggi il ministro Crosetto ha riferito in Parlamento e ha detto che ha piena fiducia nei magistrati e che contro di lui si è scatenato un plotone d'esecuzione e che le sue frasi sono state mistificate, quindi, insomma, fraintese, interpretate male. E comunque la conflittualità tra magistratura e governo fa male al Paese. Allora, chi è che ha alzato il tiro? Forse mi ci è sfuggito qualche cosa. Ma intanto io ricorderei una cosa che viene cancellata da tutti i mezzi di informazione, diciamo, condizionati in qualche maniera dal governo, che siamo un paese in guerra, quindi in questo momento ci vorrebbe un profilo istituzionale di quelli seri. Che cosa ha fatto? Ti risponderebbero che l'Italia non è direttamente coinvolta né nella guerra in Ucraina né in quella a Gaza. Una bugia, perché secondo me siamo direttamente coinvolti per tante ragioni, sia per quanto riguarda l'Ucraina, sia per quanto riguarda il Medio Oriente, e trovo anche vergognoso che noi dobbiamo aspettare che Biden chieda il cessate il fuoco per chiederlo a noi. Cioè, veramente, sia noi che l'Europa stiamo facendo veramente la figura degli inesistenti. Però, detto questo, Crosetto ha fatto una cosa molto grave per me, perché lui è ministro della difesa, e non ci scordiamo che questi ministri della difesa, della giustizia, dell'interno, sono elementi di garanzia per tutti, non possono essere considerati elementi di parte. E allora, quando lui fa un'accusa come quella che lui ha fatto, che io mi auguro sia semplicemente frutto di questo sfaldamento della magistratura, per cui un magistrato che partecipa a una riunione gli fa una telefonata, gli dice: guarda, per avere, diciamo, il suo consenso, per avere qualche prebenda, dice: guarda che quello ha detto questa cosa grave, e poi lui la riferisce. Ma lui, come ministro della difesa, è a contatto con delle fonti istituzionali di primo livello, cioè parliamo di servizi segreti, certo, parliamo, diciamo, degli organismi che tutelano lo Stato. Ma perché, quindi, secondo non può te fare, lui ha parlato? Secondo me, se lancia un'accusa, fosse anche di natura difensiva, cioè praticamente ha detto che una parte, ricordiamolo, una parte della magistratura complotta contro il governo. Ecco, deve essere Meloni molto chiaro, dire quali sono le persone che stanno complottando, chi lo sta facendo, come si chiama quello che ha detto le frasi che Bocchino ha qui riferito, mi pare, in una tua trasmissione. E allora, se li indica per nome e per cognome, questi potranno difendersi, noi potremo capire di che si tratta. Altrimenti viene il sospetto. Ha detto che è stato mistificato oggi in Parlamento. Altrimenti viene il sospetto che lui stia adoperando dei servizi dello Stato per fare degli attacchi o per seminare, diciamo, come dire, un terrore complottardo, tanto più se questa vicenda si lega a quella dell'altro, del sottosegretario. Del Mastro. Del Mastro, perché adesso noi ci concentriamo sul fatto se i magistrati lo portano a processo o no, ma in un altro paese una persona che prende un rapporto riservato, fatto da servizi anche quelli segreti, perché sono servizi segreti anche quelli che gli riferiscono, in un altro paese non si può adoperare quegli elementi per fare un attacco politico a un tuo avversario. Quindi, se tu fai un attacco politico a un tuo avversario, stai usando per fini privati degli strumenti di garanzia pubblica. Quindi Del Mastro dovrebbe dimettersi, secondo te? Ma da mo', cioè si doveva dimettere subito, non è che dobbiamo stare ad aspettare le sentenze della magistratura. E la cosa grave è che non glielo dovremmo chiedere noi, gli oppositori, la Schlein e quant'altri, ma glielo dovrebbero chiedere delle persone che hanno un profilo liberale, che purtroppo la parola liberale per questo governo è una bestemmia. Io ho sempre avuto qualche dubbio sulla bontà d'animo e di cuore di Crosetto, perché uno che si è fatto i soldi vendendo le armi, per me tanto buono e tanto compassionevole non può essere. Però, a parte questa mia, diciamo, inclinazione, diciamo, contro coloro che commerciano in armi, e c'è un dato di fatto, questo mena, cioè, poi, a volte non è vero che sono solo minacce. Beh, è chiaro che questa partita l'ha aperta lui, questa seconda questione. Pensiamo ai magistrati, no? Quando arriva un colpo di questo tipo, comunque è intimidatorio nei confronti di una categoria. È uno che c'ha in mano un'inchiesta bollente, cioè comincia a pensare che cosa deve fare. È così come quando lui, per esempio, vede una trasmissione televisiva in cui io esprimo una critica alla Meloni e lui dice: ho preso il telecomando, ho cambiato canale perché era inascoltabile quello che diceva Santoro.
Sì, certo, se lo dice la Gruber, se lo dice De Angelis, questo è una cosa normale, ma se lo dice il Ministro della Difesa, beh, un po' di paura alla categoria dei giornalisti. Dillo a me che sono stata attaccata dalla Presidente del Consiglio, appunto, che quella, non ha niente di meglio da fare la mattina che mettersi a... Poi sta passando assolutamente sotto silenzio questa cosa vergognosa che ho visto l'altra sera, scusa se uso questa parola vergognosa, dove Bruno Vespa ha demolito l'Aiuno praticamente, perché l'ha portata al 6% in prima serata, che non lo so, diciamo... Uno speciale sulla mafia, tra poco c'è lo zero per fare uno speciale sulla mafia che non si capisce da che cosa nascesse. Cioè, qual era la situazione rituale o la notizia per la quale, invece di parlare di Ucraina o di Palestina, dobbiamo parlare, diciamo, della mafia in questo momento. E poi si è capito perché è diventato un... come dire, una celebrazione del fatto che siccome la Meloni è nata non dalle palle di Giove, ma di una grande vittima della mafia che era Borsellino, perché praticamente la descrizione è stata questa, lei quindi non può non essere avversa alla legalità e tantomeno ai magistrati. Cioè un messaggio subliminale che poi si completava con delle domande terribili di Bruno Vespa. La più importante della quale era il Presidente del Consiglio più osannato in Europa, come dice il sito politico. Questa è la domanda più pesante. Ogni giornalista ha il suo stile. Quindi... Anche, diciamo, poter commentare l'articolo di politico. Il camaleonte Giorgia Meloni. Ma perché, lei era diventata così brava? Perché praticamente è arrivata in Europa, si aspettavano che attaccava l'Europa e non l'ha attaccata. Si aspettavano che attaccasse il debito e invece ha accettato tutte le regole europee. Non si è capito che cosa ha fatto per diventare quella più brava, se non arrendersi ad essere il contrario di quello che aveva promesso. C'è chi pensa che però questa sia una trasformazione molto positiva per lei, eccetera. Ma per fare che cosa? Proprio oggi è uscito il rapporto del Censis che descrive gli italiani come impauriti e sonnambuli e rassegnati al declino. Se lo rileva il Censis, temo che purtroppo sia così. Però sono due realtà queste che vengono raccontate, una dal Censis e una dalla Meloni, che non possono tanto stare insieme, Michele Santoro, o sì? Beh, non può stare insieme questa descrizione che poi fanno i telegiornali, diciamo, del servizio pubblico, anche quelli privati, diciamo, di un governo effervescente in un paese in crescita, quando, diciamo, oggi ci eravamo di fronte ad una missione anche da parte di Draghi molto esplicita, per esempio, sulla difficoltà dell'Europa in questo momento politico. Cioè l'Europa che c'era stata dipinta subito dopo l'inizio della guerra d'Ucraina, finalmente, diciamo, un'Europa unita che poteva svolgere un ruolo importantissimo a livello internazionale, è praticamente stata piegata in due, squassata, bombardata come i gasdotti che univano Germania e Russia. Allora, in questa situazione di oggettiva difficoltà per la Meloni, che ha accettato queste regole, si è piegata agli americani, c'è poco da fare, in questa situazione di oggettiva difficoltà, che cosa può servire questo discorso assurdo che si continua a fare sull'Italia, che va meglio degli altri? Siamo ultimi per l'occupazione, siamo ultimi per i salari, siamo in una situazione di grandissima difficoltà e soprattutto abbiamo 36.000 giovani che l'anno scorso hanno lasciato il nostro paese. Questa è la 36.000 giovani autentica. Che lasciano il nostro paese, come ci ricorda il Censis, sono il segno di una sfiducia nei confronti della situazione per come sta andando. Poi, dopo, siamo tutti sonnambuli, siamo tutti paralizzati, non riusciamo a capire quello che succederà, siamo schiacciati dalle paure, compresa la paura della guerra, e non sappiamo reagire. Il vero problema è perché non sappiamo reagire, perché da una parte c'è la Meloni che si è piegata, come abbiamo detto, ma dall'altra parte non si indica una strada alternativa a quella della Meloni. E allora aspetta, perché da lì nasce la sfiducia, capisci? E perché la sinistra non riesce a svegliare
una parte dell'elettorato, dell'opinione pubblica, anche in una situazione così, diciamo, preoccupante come quella che stiamo descrivendo anche questa sera. Ricordo che a proposito della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, stasera ha detto giù le mani dal Capo dello Stato, facendo riferimento alla riforma istituzionale del premierato. Sì, chiaramente lo riduce a un pensionato in pantofole questa riforma della Meloni. Abolisce il Parlamento, in pratica riduce il Presidente della Repubblica a un pensionato. Già stiamo inguaiati, immaginiamo che tipo di dibattito ma ne può nascere. Ma tu pensi che si arriverà a un referendum e che Meloni andrà avanti? Perché sembra starle molto molto a cuore, sembra che sia la priorità assoluta per il Paese. Ma non so, io tante cose che loro dicono mi sembrano anche molto deviazioni, per non parlare dei problemi che abbiamo di fronte. Il problema che abbiamo di fronte si chiama un debito che sta al 140% del PIL e qui non possono fare niente. Tu puoi discutere, no, della sanità, se hanno messo 2 miliardi in più o 2 miliardi in meno. Ok, io dico, ma sono 135 miliardi? Abbiamo avuto un'inflazione al 6%, al 6,7%. Qualcuno sa fare il conto quanti sono il 6,7% di 135 miliardi? Cioè, evidentemente con 2 miliardi non fai niente, quindi non è che loro hanno tagliato, per dirti, ma come cavolo la portano avanti la sanità? Non la possono, non avranno soldi per la sanità, non avranno soldi per la scuola. Allora vogliamo un attimo fermarci e dire in che modo possiamo affrontare questi problemi? No, dobbiamo prima parlare del fatto che diamo tutto il potere alla Meloni. Ma se un politico che già non conta niente sul piano internazionale, gli togliamo pure il dibattito che può avere in un Parlamento di qualche rappresentante che gli dica guarda che stai sbagliando, eccetera, eccetera, che cosa resta? Resta il fatto che quelli che già controllano il mondo, che non sono i politici ma è la finanza, che sono quelli che decidono le guerre, il debito e quant'altro, bene, quelli là decideranno pure chi sarà il futuro Presidente del Consiglio, perché senza di però loro non lo farà il Presidente del Consiglio. C'è sempre un referendum. Sì, comunque la riforma andrà avanti, non penso proprio. E quando arriveremo al referendum, faremo referendum, ma secondo me è sempre un'occasione persa quella di andare a ridurre la democrazia, gli anticorpi che ci sono dentro un'istituzione che funziona, democratica, per arrivare a che cosa? A una donna sola, un uomo solo al comando, anche perché, che poi non comanda, perché arriva di fronte al debito e deve dire ok, mi inchino, che cosa devo fare? Chiamiamo Draghi al telefono che ce lo spiega.